Ciao ragazzi, come state? Sono in ascensore, sono appena sceso di casa, è mattina perché stamattina mi sono svegliato, ho guardato fuori dalla finestra e c'è la neve, andiamo a vedere, ma quanto nevico, ma che bello, regà, eccoci, ok, non è ancora molto attaccata perché è appena iniziato, però regà, guardate che figata, la neve, questa è proprio neve, non so se si scivola, guardate qua, già ce n'è un po', Però non tantissima perché... Wow, raga, c'ho il telefono pieno di neve. Comunque, raga, ho esultato un botto perché bene sì, c'è la neve, ma come mi avete detto voi in live, possiamo fare uno scherzo a Paparimo con la neve, ragazzi. Ebbene sì, ora sono sceso di casa, ho appena finito la live, i miei devono ancora arrivare, sono usciti per fare delle compere shopping. E raga, mi è venuto in mente... uno scherzetto proprio terribile da fargli a Paparimo. Questo scherzo sarà veramente terribile perché Paparimo tornerà tra un po' dallo shopping tutto infreddolito, perché fa freddo ragazzi, ci sono 0 gradi, sta nevicando. Tornerà bello infreddolito e vorrà farsi cosa? Una doccia, una bella doccia calda, bollente, che lo riscaldi tutto. Lasciamogliela fare. Però ci aggiungiamo una cosa alla doccia calda: la neve. Ragazzi, bene sì, gli lancerò la neve dentro la doccia. Vediamo se ha palle, se tutta insieme, raga, non lo so. Si farà riderissimo, anzi io direi proprio palle di neve dentro la doccia così. Adesso, raga, speriamo che nevichi ancora per un po', così magari c'è ancora più neve e Paparimo torna in tempo. Tanto, raga, guardate, aumenta sempre di più, vai, che bello. Sono bambino quando nevica così tanto, raga, guarda che bello. Sì, ho le mani ibernate a tenere il telefono in mano. Comunque, raga, la situazione fuori invece dal mio condominio è questa, raga, ma che bello. È già molta neve, c'è tanta neve. Ok ragazzi, allora sarà passata lì circa un'oretta dalle ultime clip. Io sono ancora in casa e sono da solo ancora. Sì, mi sono tenuto sul cappellino perché a parte che fa freddo e due ho dei capelli disgustosi. Comunque raga, ha smesso di nevicare e sta un po' piovigginando, quindi ho paura che poi la neve se ne vada via. Allora corro giù adesso raga, prendo la neve e poi la metto sul balcone. Anche così è meglio perché poi sennò se era mio padre in casa come la portavo la neve in casa. Quindi adesso ne prendo un bel po' di neve e la metto sul balcone. Mi sono munito di guanti e hanno anche il coso per il touch ID, cioè meglio di così, così riesco anche a usare il telefono. Vedete, adesso tipo ripresa a nevicare, però scendiamo comunque, raga, a prendere la neve e la lasciamola sul balcone, che tanto secondo me non si scioglie, che ci sono 0 gradi fuori, quindi non si scioglie, magari si congela un po'. Direi ragazzi che questo contenitore può bastare e avanzare di tutta sta neve che dobbiamo metterci dentro. Raga, sto scendendo di casa in queste condizioni, ditemi se adesso incontro qualcuno del palazzo cosa mi dice. Ho un secchio in mano, un coso che non saprà la gente che cos'è, ma è uno stabilizzatore. E vabbè, andiamo a prendere la neve, ragazzi. Mi prenderanno tutti per pazzo, vai, guanti. Dimmi che non incontro nessuno. Ok. Allora, prendiamo la neve. Io direi di andare in strada a prenderla dalle macchine. Ma no, raga, ho messo le Jordan. Ho sbagliato. Si stanno lavando tutte, andiamo, raga. Ecco, la tecnica giusta è prenderla dalle macchine. Adesso appoggio questo coso qua sulla ringhiera, così la prendiamo dalle macchine. Ok raga, non so voi cosa state vedendo, spero qualcosa, però prendiamo la neve da questa. Questo raga, palese mi becco il proprietario della macchina, palese. Oh raga, tre volte così ho fatto praticamente, guardate quanto. Va più che bene. Andiamo su, raga, mettiamola sul balcone. Ma guardate che bel bottino, tutto bello ghiaccioloso. Niente, l'abbiamo scoperto a metà. Quello si troverà due palle così. Vabbè, andiamo. Raga, comunque pesa un fottio tutta sta roba, raga. Ok, adesso la portiamo su. Ok ragazzi, andiamo. Spam DF ragazzi per le mie Jordan, mannaggia a me. Ok ragazzi, l'ho portata sul balcone, l'ho messo qui. Fuori fa abbastanza freddo, quindi non dovrebbe sciogliersi, speriamo, se no sono cavoli. Ok ragazzi, ormai è sera, sono quasi le 6 e sì, mi sono appena messo sul cappellino perché ho dei capelli orrendi ancora. Comunque, raga,
Paperino è tornato a casa, ma non si è fatto la doccia ancora. Quindi, raga, questo è un grave problema. Mi sono però mezz'oretta fa messo d'accordo con mia mamma di cercare di convincere mio padre con qualche scusa a farsi la doccia, che poi se la faceva anche lei, e poi me la facevo anch'io, facciamoci tutta una doccia. Quindi, ragazzi, poi dovrò farla anch'io, ma prima facciamo andare Paperino. Mia mamma è una grande complice. Quindi, raga, tra pochissimo tocca a Paperino andare in doccia. Dobbiamo entrare in azione. Devo andare a prendere fuori il ghiaccio, la neve, e poi la dobbiamo appallottare. La mangiamo dentro. Ah, stai facendo la doccia? Sì. Entra dentro a lavarmi le mani, eh? Sì, ma non aprire l'acqua se no diventa gelato. No, non apro l'acqua, tanto me le lavo con l'acqua fredda. Ok. Hai visto qua che fuori nevica? Fino a domani, ho detto. Vabbè. Speriamo che riesca. Ah! Papà, nevica! Nevica, Simone! Papà! Simone! Mi sta nevicando anche in casa, papà! È una bufera di neve! È una bufera di neve! Simone! È una bufera! È una bufera di neve! È una bufera! Basta, nevica in casa! Nevica! È una bufera! È una bufera di neve! Non ci può fermare! Simone! Simone, mi può fermare! Basta! Basta! Nevica! Basta! Nevica! Basta. Oh mio Dio, che bufera! Basta, idiota! Tengo fuori di uccido! Basta! Ho combinato un disastro in bagno! Ma cos'è che ha fatto? Disgraziato! Hai neve questa! Mamma mia! Sei scemo proprio! Aiuto, che sto male! Sto male! C'è fuori anche... Ti lascio lì la neve nel caso la vorresti usare dopo! Tengo fuori, finisce male, Simone! Tu le prendi adesso. Epico ragazzi, epico, c'è tutti i piedi. C'è il ghiaccio da tutti. Che freddo. Leggendario ragazzi, un like, questo video è epocale. Raga, è finito il rumore dell'acqua, mi sa che è appena finito. Vai via che c'è ghiaccio. Ma è qui il gnomo dei sette nani? Vai via Simone. C'è un po' di ghiaccio in vai giù. Vai via! Basta! Ti ho lasciato lì un po' di ghiaccio con i miei guanti. Ah, giusto, te lo tiro in testa, guarda. Mamma, anche per terra ce n'è. Freddi piedi oggi. Com'è stata la doccia, pa? Com'è stata la doccia? Vai. Io vengo fuori che ti faccio fuori, faccio fuori qualcosa, guarda. Esci da questa stanza. Te ne ho lasciato un po' lì di via che ti chiudo dentro le braccia. No, aspetta, ti volevo parlare un attimo. Basta, com'è la sensazione? Cioè, ha nevicato di brutto oggi, eh? Guarda, Simone, è scioccante la cosa. Lasciami stare, adesso vai via e spegni quella cosa roba. Ti asciughi i capelli che non ce ma li hai? È possibile che neanche una doccia riesco a farmi in santa pace? Chiudi che c'è tutto. Questo è il ritorno dell'acqua calda, acqua fredda, è ritornato, sono ritornato alla gara. Ma... scusami, ti lascio dentro. Ragazzi, uno dei prank secondo me più divertenti e meglio riusciti di sempre. Raga, in questi giorni continuerà a nevicare, quindi consigliatemi ancora altri prank da fare a Paperino con la neve. Scriveteli qua sotto nei commenti. Raga, vi leggo tutti e i migliori li scelgo. Quindi, raga, commentate tutti con uno scherzo da fare a Paperino. Io vi mando un salutone e un bacione dal vostro Rimaldini e tutto. Let's go, raga, iscrivetevi.